Buongiorno a tutti! In questo video voglio farvi vedere tutti gli acquisti che ho fatto Black Friday e saldi post Natale, insomma, tutti quei prodotti di alta plomberia che ho acquistato in saldo e con qualche offerta. Iniziamo subito da Tarte che grazie al Black Friday, diciamo, non ho pagato molto, perché c'erano degli sconti sul sito, le spese ispezione gratuite, quindi alla fine ho pagato le spese doganali e ho apparato la situazione, come si dice a Napoli. Vi ho anche già parlato di questi fondotinta, però appunto li ho inserito in questo video haul perché comunque vi volevo far vedere. Ho acquistato questi due fondotinta nella colorazione Firelight Neutral e Medium Neutral ed io ho letto anche sul sito, diciamo, che cosa c'hanno all'interno. Prima di tutto la formula è quella Powder to Liquid, cioè nel senso è una formula cremosa, talmente leggera che sembra una polvere, ma alla fine è comunque idratante. È un prodotto totalmente vegano, ricco di vitamina C e vitamina E. Io mi sono scritta, ho preso appunti perché così vi davo, diciamo, delle nozioni in più. Ed ha anche l'argilla delle Amazzoni. Poi vabbè, senza solfati, senza glutine, 9 grammi di prodotto, 12 mesi la scadenza e il prezzo è ben di 40 euro l'uno. Io questi qui, vabbè, vi anticipo che mi piacciono tantissimo, li ho utilizzati anche in qualche get ready with me, avete visto l'applicazione, veramente sulla pelle non si sente, esigono comunque la cipria, ma sono dei fondotinta veramente pazzeschi. Finalmente sono a casa mia i Shape Tape di sempre di Tarte, che sono questi qui, ce ne sono tantissime di colorazioni. Partiamo dal presupposto che questi correttori qui sono stravisti su Instagram, su YouTube, diciamo un po' ovunque nei tutorial americani e li utilizzano tantissimo anche per fare il contouring e la lighting. Io ho deciso di acquistare le colorazioni neutre, non quelle per il contouring, ma semplicemente perché a livello lavorativo ho pensato di utilizzarli di più. Le colorazioni che ho io sono Light, Fire Neutral, Medium e Light Medium. La Medium è proprio, diciamo, quella un po' più scura, corallo. Non amo molto l'applicatore perché è veramente molto cicciotto, cioè non so se vi rendete conto, però il prodotto all'interno è pazzesco. Credo che abbiano fatto appositamente l'applicatore molto grande per poter fare il contouring, la lighting, insomma, per poter cospargere il prodotto come fanno le americane, che non è nel mio stile di make-up, però comunque capisco la cosa. Sul sito ho letto che non è necessaria la cipria per questo prodotto perché resta opaco ed effettivamente è veramente molto coprente, molto coprente, ce ne vuole pochissimo. All'interno escono 10 ml di prodotto, non riesco a parlare oggi, però la scadenza è di 6 mesi, quindi io vi consiglio magari di acquistarne uno e usarlo nell'arco dell'anno. Poi se conservate, vi ricordo, i prodotti in maniera corretta, non li esponete fonti di calore, ok, qualche mese in più potete tenerli. Sempre vegano e hanno all'interno anche il burro di karité, quindi resta abbastanza idratato il contorno occhi. Il prossimo prodotto che ho deciso di acquistare è questo. Sto parlando del fondotinta Tinte Miracle di Lancôme. È un fondotinta che stavo guardando da un po' di tempo. Poi vabbè, ho visto il video di Giulia Cova e dei promossi del 2017 e ho detto vabbè, vado a prenderlo perché comunque mi fido molto di Giulia e devo dire che vabbè, Giulia è una grandissima appassionata di make-up. Non so se la seguite, se non la seguite andate a seguire subito. Le colorazioni che ho preso sono la 2 e la 3. Inizialmente ho preso la 3 che è una colorazione perfetta per il mio incarnato, però purtroppo sul mio pH, che è leggermente acido, tende a ossidarsi e inizia a diventare un po' più scura, quindi il giorno dopo ho acquistato la numero 2 che è praticamente quella che indosso. Appena l'applico sembra un po' più chiara, però poi dopo tende a cambiare un pochino. All'interno l'SPF 15 e oil free, non comedogeno, infatti l'ho utilizzata tutta la settimana, non mi ha fatto spuntare
puntare brufoletti. A fondo dente che ha un finish luminoso. Anche se io sono una pelle mista grassa, applicato comunque con una buona cipria sopra, non mi lucido e mi dura fino a sera. La cosa che mi piace tantissimo di questo fondotinta, che sto testando comunque da poco, però veramente mi piace tantissimo, è che lascia la pelle, al di là della luminosità, la potete vedere qui nel video, ma lascia la pelle molto levigata, e siccome io ho pori dilatati, imperfezioni di ogni genere, mi piace tantissimo questo finish. Il fatto che sia molto molto fluido mi permette di non sentirlo sul viso, quindi non sento quell'effetto maschera. Quindi è un fondotinta che secondo me non segna nemmeno tanto sulle pelli age. Un paio di settimane fa è uscita una novità diciamo nel mondo cosmetico, che è questa, che è un primer per il contorno occhi di Becca Cosmetics. Yeah! Voi sapete benissimo di quanta malattia ho io per la base viso e il contorno occhi, se mi seguite lo sapete. Sempre più spesso devo dire che le spose non hanno 22, 23, 24 anni, dove il contorno occhi è estremamente levigato e non ci sono segni espressioni. Quindi la maggior parte delle mie spose, la maggior parte dei trucchi che io effetto lavorativamente, il problema del make up principalmente è sempre il contorno occhi, perché parliamoci chiaro, le occhiaie molto scure hanno bisogno di una correzione maggiore, quindi con più prodotto al di sopra delle occhiaie, e questo che cosa comporta? Che il contorno occhi tende a segnarsi maggiormente. Quindi io molto spesso dico proprio alle mie spose, alle mie future spose, che cosa vogliamo correggere: l'occhiaia, mettendo un pochino in evidenza il segno espressione, oppure vogliamo fare il contrario, cioè nel senso lasciamo che il contorno occhi si intravede l'occhiaia e però almeno non mettiamo in evidenza la rughetta. Insomma, questo è il dilemma del secolo, assolutamente. Anche con i Tarte, con questi correttori qui, comunque dopo un pochino il contorno occhi tende a segnarsi, e io sono un po' contro al baking, non sono un'amante sfegatata del baking, cioè dell'applicazione di molta cipria sul contorno occhi, perché comunque sia a lungo andare, quando ci sono segni espressione, il contorno occhi magari sotto non è ben idratato, succede. Appena è uscito questo prodotto, che è praticamente un primer per il contorno occhi, cioè si mette su tutto il contorno occhi, si lascia agire un paio di minuti e ci si può truccare, sono rimasta così: e poi ho comprato, sempre sul sito Cult Beauty, non l'avevo detto prima, questa cipria è sempre di Becca Cosmetics, che in Italia, come anche l'altro prodotto, non è ancora arrivato. È una cipria in polvere libera per specifica contorno occhi, cioè praticamente bam! Cioè, sempre da Cult Beauty ho comprato la palettina di Huda Beauty, questa qui dai toni Borgogna. Cioè ragazzi, io sono drogata e adoro i pack di Huda Beauty, sono cartonati, lo so, mi piacciono un sacco, sono compatti, piccolini, da borsetta, cioè non è che mi porto gli ombretti da borsetta, però se devo andare fuori qualche giorno, non lo so, mi piace tantissimo. L'avevo già vista da Sephora, me la sono fatta sfuggire e non era mai disponibile dopo, quindi ho deciso di acquistarla perché mi ha colpito, e siccome ho già provato gli ombretti di Huda Beauty e credo siano validissimi, non credo mi deluderà mai, quindi l'ho presa. Da Sephora invece sono passata un po' di tempo fa e ho trovato questo kit che costava 20 euro di Kat Von D, fatto del correttore che purtroppo è un po' troppo chiaro, è il neutral, però almeno posso farmici un'idea sulla texture, e la cipria in polvere libera, quella translucent. Sapete che a me piacciono queste confezioni perché riesco a testarle per un po' di tempo e capire se effettivamente vale la pena acquistare il prodotto in full size. Invece con i saldi ho acquistato questo kit di Benefit per le sopracciglia, pagato 27 euro invece che 40, dove al suo interno sono presenti questi prodotti. C'è questa qui che è la penna illuminante per l'arcata sopraccigliare, questo qui invece è l'asticella per fare le sopracciglia. Oh, io direi. Poi abbiamo la matita per le sopracciglia, quella lì sempre con la mina all'interno, e poi questo qui che è il mascara. Diciamo che il prezzo conveniva tantissimo, perché solo la matita sta sui 27 euro, quindi
in questo modo riusciamo. Sono sempre stata curiosa di provare i loro prodotti per le sopracciglia perché ne parlano tutti bene. Io onestamente non ho mai avuto modo di provarli. Sempre da Sephora in saldi ho trovato questa e non me la sono fatta sfuggire nemmeno un secondo perché col 50% l'ho pagata niente. È la palette per il contouring numero 30 di Make Up For Ever, da 45,50 l'ho pagata 22,75 €. Credo sia andata in promo perché è rotta, vedete là, ecco. Però i prodotti dentro sono praticamente integri e fondamentalmente si chiude. Si chiudeva fino a poco fa, vediamo se non si è rotta definitivamente. Si chiude perfettamente perché fa il click. Niente, l'ho già testata tre volte. Devo dire non mi dispiace, solo il marrone lo trovo un po' caldino. Comunque l'ho usata in questo tutorial, quindi... Sono andata da MAC e ho acquistato questo nuovo correttore con la pipetta che prende spunto dal fondotinta con la pipetta. La colorazione che ho scelto io è una delle più chiare, NC15. Andavo di fretta, c'era mio marito fuori che mi aspettava, quindi l'ho preso al volo, però vado prossimamente, quando andrò, vado a acquistare la colorazione più scura per mischiarli. L'ho miscelato comunque un po' al fondotinta che avevo in questi giorni e, a dire la verità, non lo so se mi piace molto, però per capirlo bene dovrò comprare la colorazione successiva a questa. E adesso vi faccio vedere il bottino che ho fatto di Dior. Era già un bel po' di tempo che volevo fare il kit Dior della base, per cui ho approfittato di una scontistica da Coin che prevedeva, con l'acquisto di 100 euro di prodotti in generale, cioè anche di vestiario, comunque con l'acquisto di 100 euro mi scalavano 20 euro, poi con l'acquisto di 60 euro mi scalavano 15 euro, per cui ho risparmiato ben 35 euro. Quindi che cosa ho comprato? Il loro primer, che un primer pazzesco, levigante, era un po' titubante, però poi quando l'ho provato sulla mano, ragazzi, cioè ve lo giuro, è pazzesco. Il fatto è così, sembra quasi una crema e tra l'altro c'è anche l'SPF 20, quindi questa cosa mi piace tantissimo. Sapete che io sono fissata per i filtri protettivi contro le macchie solari, perché comunque abitando al sud, ma in generale il sole non è più come quello di prima, sembra una vecchia. Comunque sì, effettivamente così, bisogna sempre proteggersi. Sembra, come dicevo prima, una crema, quindi è lattiginosa e bianca, anzi più che bianca sembra rosa, però la vedete così. Poi nel momento in cui si stende, si asciuga in un secondo, la pelle è levigatissima, cioè è pazzesco sto primer, cioè questa base trucco primer. Visto così mi piace un sacco, poi lo testiamo insieme. Poi ho preso il blush Coral Cruis, vedete il pack come sempre rifinito in maniera pazzesca, super lucido. Poi ho preso la cipria, eccola qui, cioè prendete quella lì in polvere libera dal finish opaco, ed esce all'interno anche il kabuki. Poi ho preso il correttore 020, che in realtà io credo di essere un 20-25, avrei preso anche il 25, però non c'era, il 30 mi sembrava scuretto. Ed infine, non da Coin ma sempre da Sephora, ho trovato questa. Praticamente è un illuminante della collezione limitata, ma quanto è bello! È quello olografico con il rosa, è pazzesco. Non so, cioè, io sono innamorata. Mi sono proprio lasciata folgorare. E pensare che sono entrata dentro la Sephora per acquistare il nuovo fondo di Dior, sarebbe questo qui. Ho dato il campione e mi hanno detto che arrivava il mio colore, che è il 25, la settimana prossima. Quindi io ritornerò ad acquistarlo per poter fare un video completo sulla base viso di Dior. Fatemi sapere. Cioè, fatemi sapere se vi può interessare, perché in realtà non vedevo l'ora di provare un po' tutto, da fondotinta, cipria, fard, illuminante di Dior. Io ho già altri tipi di fondotinta di Dior con cui mi trovo bene, però ero curiosa di provare questo qui e purtroppo non c'era la mia colorazione. Niente, questo è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto in qualche modo, che vi sia piaciuto vedere gli acquisti folli che ho fatto, che utilizzerò sicuramente sia per me stessa che per lavoro. Poi spero di potervene parlare in maniera più dettagliata nei prossimi Get Ready With Me. Vi do un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video e scappo, che stasera esco, che è sabato. Ciao!